Un presidio davanti la sede della prefettura per chiedere un incontro con il nuovo prefetto di Napoli, Maria Gerarda Pantalone, è quello organizzato questa mattina dai lavoratori dei consorzi unici di bacino della Campania che sono ormai senza stipendio da 40 mesi e che chiedono l'intervento economico del governo con l'utilizzo dei fondi straordinari di rotazione previsti per gli enti dissestati. Ma ascoltiamo Vincenzo Guidotti, segretario generale del Sindacato Azzurro. Oggi siamo qui per la terza volta dove aspettiamo le risultanze di quella lettera che il prefetto di Napoli ha inviato al governo riguardo alla vicenda dei lavoratori dei consorzi di bacino. Abbiamo scoperto negli ultimi giorni che praticamente la soluzione già era contenuta nella legge 26 del 2010, laddove era scritto praticamente che i soldi per il pagamento di questi lavoratori devono essere aumentati sull'utenza che pagavano i singoli cittadini. Quest'utenza veniva calcolata sia dalle province che dai singoli comuni, per fare un'unica tariffa che poi i cittadini di Napoli e di Caserta stanno pagando regolarmente dal 2010 a tutt'oggi. Quindi i costi di questi lavoratori stavano qui. In più nella stessa legge, all'articolo 11, al comma 5, è scritto che è compito dei prefetti, con poteri speciali che gli vengono conferiti già dal 2010, di commissariare praticamente i comuni che non avrebbero aumentato questa tariffa per mantenere questi lavoratori. Da allora abbiamo assistito la Regione Campania che proponeva corsi di formazione per licenziare le persone, qualcun altro ha messo in disponibilità i lavoratori, ma se i costi di questi lavoratori già sono pagati, non ci spieghiamo perché dei 3.000 lavoratori della Campania 1.500 non percepiscono stipendio per periodi che vanno da 3 a 44 mesi senza sapere il perché.